Buon pomeriggio a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale. Ibrahimovic porta un nuovo dirigente, si chiama Kirovski, lavorava con lui in America. Come vi ho già detto, amici degli amici, sempre questo discorso di dirigenza incapace. Questa sarà anche la settimana della svolta, la settimana dove capiremo chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Poi Scaroni fa una battuta su Leao, 150 milioni, lo impacchetto e lo do via. Per quello che sembra ormai, ragazzi, sempre su fonti, andrà via sicuramente Theo Hernandez. Sembra che voglio andare via, non c'è un progetto che lo stimola. Sarà una perdita molto importante, molto pesante. Un terzino sinistro come lui è difficile trovarlo. Sarà molto difficile andare a coprire la sua assenza. Come vi ho già detto più di una volta, questa società, anziché costruire intorno ai big, smonta per prendere giocatori buoni, ma non campioni. Questo è un errore molto molto pesante quello che fa questa società. Non so quello che accadrà a livello di mercato, i nomi che si fanno sono tanti, sicuramente nomi allettanti non ce n'è. C'è quindi bisogno di un terzino sinistro se parte Theo Hernandez, c'è bisogno di un centrale forte, tipo Buongiorno a livello top, dei top. Ma anche questo sarà molto difficile. Arriverà sicuramente un centrale dalla Francia che costa 4 soldi e poi speriamo in bene. Calabria deve fare il panchinaro. Calabria non può più essere titolare in questo Milan. Ha fatto più danni lui della grandine. E anche lì quindi serve un uomo. Quindi stiamo già parlando di tre acquisti in difesa. A centrocampo, due centrocampisti con le palle sotto quadrate ci vogliono. E quindi siamo a cinque. Davanti ci va una grande punta e non solo, anche un'altra punta. E quindi siamo a 7. Il Milan dovrà fare almeno 7-8 acquisti concentrati e soprattutto nei reparti che vanno fatti. Senza un DS tutto ciò è molto molto complicato. Questo Kirovski è un dirigente che ha lavorato in America, senza offesa agli USA, ma di calcio capiscono come me sull'ingegneria, non sono un ingegnere, quindi è la stessa cosa. Il Milan aveva bisogno di gente come Giovanni Sartori, aveva bisogno di gente a livello come Ungiuntoli, figure come Ausilio, Marotta. L'Inter intanto ha fatto dei rinnovi, Lautaro, Barella sembra anche un altro rinnovo, perché dove ci sono i veri DS ci sono queste forze. Vi ricordate Maldini cosa diceva? A me non mi servono tanti soldi per fare mercato, a me mi serve alzare il tetto ingaggi, perché il Milan ha un tetto ingaggi massimo 5-6 milioni, un tetto ingaggi da Lazio, Roma, Fiorentina, da squadre che non vogliono ambire a vincere. Maldini appunto cercava quello, perché Maldini era uno che aveva intenzione di buttarsi sui campioni già fatti a parametro zero e dargli magari 7, 8, 9 milioni l'anno, senza pagare il cartellino. E invece no, Cardinale, il suo amico Furlani e l'altro montatello di Ibrahimovic. Ibrahimovic si sente tutto lui, ma fuori dal campo è un analfabeta. Fuori dal campo c'è gente che mi dice: ah, non è l'ultimo arrivato, di calcio ne capisce. Ma voi sapete cosa vuol dire fare il DS? Oppure parlate perché avete la bocca. Fare il DS è un ruolo che devi avere esperienza, conoscenza e devi avere fatto della gavetta per arrivare in un grande club come il Milan e poi lavorare. Vedi Giuntoli, vedi Giovanni Sartori, vedo il Pantaleo Corvino e tantissimi altri che non vi sto a elencare. Quindi questo è un problema che parte dal DS. Non avendo un DS, poi ci prendiamo tutto lo schifo con degli errori fatti da personaggi non all'altezza
di coprire certi determinati ruoli, anche perché siamo il Milan e non siamo l'Avellino, senza offesa all'Avellino. Deluso? Sì. Sì, sembra Fonseca, però come vi ho detto, occhio, ci potrebbe essere qualche sorpresa. Me lo auguro, finché non firma, di magari vedere qualcosa di diverso. Ma sarà molto complicato, amici miei. Ci vediamo più tardi per nuove news. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, clicca, 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 lasciate like e commenti sotto i video e attivate la campanellina per non perdere nessuna news. E sempre, forza, vecchio cuore, rosso-nero, perché il Milan si ama e i dirigenti vanno e vengono.